Ansa Voice. Il mondo cambia sia per miglioramenti scientifici che per miglioramenti economici, tecnologici, ma anche geopolitici, e quindi a ogni cambiamento segue una necessità di riforma. E questo è quello che noi facciamo, aiutare gli stati membri in queste riforme. Quindi c'è uno spostamento verso la finanza digitale, gli portiamo un aiuto per la finanza digitale. C'è la questione che ho citato non a caso dell'approvvigionamento del gas non più da un solo fornitore ma da tanti diversi, c'è la questione del risparmio energetico eccetera, e abbiamo lavorato con gli stati membri. Quello che è importante da capire è che il nostro strumento, lo strumento di supporto tecnico, non porta denari agli stati membri ma porta solamente competenze, cioè noi siamo proprio, come dicevo all'inizio, una sorta di mano amica che andiamo dagli stati membri. L'esempio che è appunto quello del Repower EU, cioè quello di come si fa ad allontanarci dalle fonti fossili di origine russa, e lì quello che abbiamo fatto con gli stati membri è lavorare su tre pilastri. Uno era il pilastro del risparmio energetico, ci siamo posti un obiettivo del 15% medio per l'Europa, che poi è diventato 19% in esecuzione, quindi diciamo i cittadini europei in media hanno fatto meglio dell'obiettivo che ci eravamo posti, primo pilastro. Secondo pilastro, più fonti rinnovabili, e anche lì c'è stato un dispiegamento di fonti rinnovabili assolutamente notevole. E terzo pilastro, diversificare le fonti fossili, non solo da un fornitore ma da svariati fornitori, e in quello l'Italia è stata bravissima. Ecco, in tutto questo noi come strumento di supporto tecnico abbiamo aiutato 17 paesi, fra cui l'Italia, a fare questa operazione. A parlare il direttore generale della DG Reform della Commissione Europea, Mario Nava, che ha descritto lo strumento di supporto tecnico che aiuta la pubblica amministrazione ad effettuare le riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il cosiddetto PNRR. Con questa notizia vi diamo il benvenuto al nuovo appuntamento con i podcast di ANSA sulle politiche regionali europee. Il podcast che, grazie al contributo dell'Unione Europea, vi porta le informazioni più aggiornate su Bruxelles e le regioni italiane. Lo strumento di supporto tecnico della Commissione è stato al centro del forum ANSA dedicato proprio al sostegno dell'Unione Europea alle riforme organizzato nell'ambito del progetto sulla coesione sostenuto dalla DG Regio dell'Esecutivo Europeo, a cui sono intervenuti anche l'europarlamentare PD Alessandra Moretti, il presidente del Consiglio regionale della Sardegna Michele Pais e la consigliera comunale di Varese Elin Ildiz. A puntare il dito sulla mancanza di una visione strategica sul tema dell'uso delle risorse UE è stata Moretti, la quale ha sottolineato come in questi ultimi decenni siano mancati gli investimenti nella formazione e assunzione di quelle professionalità indispensabili per le amministrazioni locali e centrali per la gestione delle risorse europee. In Italia ci sono da sempre, forse direi storicamente, dei problemi di assorbimento dei fondi europei. Pensiamo alla costante lentezza con cui vengono spesi i fondi relativi alla coesione, per cui sappiamo che ci sono decine e decine di miliardi che non vengono utilizzati, e questi sono fondi che hanno anche una certa regolarità, e su cui cioè le amministrazioni a tutti i livelli sanno che esistono e quindi per tempo in teoria dovrebbero riuscire a fare una programmazione, però anche questo è difficile poi da realizzare. Se quindi in questa situazione già complicata interviene una sfida epocale come quella del PNRR, è immaginabile che il nostro sistema sia sottoposto a delle forti tensioni e anche pressioni. Quindi non è corretto imputare, ad esempio a questo governo, a me verrebbe facile visto che sto all'opposizione, ma non è corretto imputare a questo governo, per esempio, no, la responsabilità della difficile situazione in cui oggi noi ci troviamo e che il ministro Fitto ieri poi ha ben inquadrato, no? Perché è un problema sistemico e strutturale.
Dal canto suo, il presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Michele Pais, ha illustrato le difficoltà che gli oltre 300 comuni sardi, in gran parte molto piccoli con poco personale, incontrano per cogliere le opportunità offerte dall'Unione Europea. La difficoltà è quella di sostenere, supportare i comuni italiani in questa attività che non è un'attività semplice, ma che soprattutto ha dei costi. Ecco, e anche i costi è un problema perché non possono essere sostenuti dai singoli paesi. Ci deve essere una regia forte. Certamente regionale, nazionale e europea, che attualmente insomma ecco, va migliorata, per usare un eufemismo. La consigliera comunale di Varese, Elin Yildiz, ha parlato invece di come Varese si è attrezzata per sfruttare al meglio l'opportunità offerta dalle risorse provenienti dal PNRR. Questi finanziamenti sono stati definiti dalla nostra amministrazione come la più grande opportunità degli ultimi 50 anni. In realtà abbiamo istituito un'unità specialistica PNRR, quindi abbiamo proprio una dirigente responsabile che si occupa di questi progetti. Questo vediamo appunto che è fondamentale, perché senza un dirigente che fa capo a tutti questi progetti è impossibile anche ottenere tutti questi fondi, anche perché i progetti presentati devono avere una credibilità, no? Ed è anche sulla base di questo che otteniamo i fondi. Per oggi è tutto, vi diamo appuntamento al prossimo podcast ANSA sull'attualità delle politiche regionali dell'UE, realizzato con il contributo dell'Unione Europea.